Prego, prego. Italiana. Sì, appunto, noi abbiamo voluto dare il giusto rilievo a questa cosa perché al di là, insomma, della storia personale di Mariangela serve per indicare elementi positivi. Non dobbiamo solo massacrarci con i dati sulle chiusure, bisogna qualche volta mettere in evidenza naturalmente le nuove aperture e soprattutto quelle rinascite, come nel caso di Mariangela, che tra l'altro non è stata granché difficile, cioè una volta risolto il problema specifico, poi rilanciare l'edicola è bastata qualche idea particolare e chiamare a raccolta il quartiere e soprattutto i colleghi. Come ha detto Mariangela, appunto, stavolta l'imperativo fai la guerra al tuo vicino. Non, è sparito dall'orizzonte dell'edicolante e questo naturalmente fa piacere. È per questo che abbiamo voluto fare questo approfondimento sulla storia di Mariangela, che lo ricordiamo, ha un'edicola nella zona della Nagnina, quindi sì, una zona molto trafficata, ma lontana però dalla Sì, fermata esatto, della lontano metro. vicino alla metro, esatto. Però, come Dicevamo dicevo, della una delle festa. cose, sì, esatto, una delle cose per me più soddisfacenti è stata vedere magari i ragazzini del quartiere che venivano qua, che mi chiamano per nome, che ci facciamo una chiacchierata, ecco qua, che sono contenti Sì. di venire qua. Altra cosa, e come dicevo, la risonanza di persone venute da fuori. E sinceramente, la molti, ah vabbè, ma fare lo scambio di doppioni, te tagli le vendite. Non è così, intanto. Ma soprattutto, allora, intanto, per scambiare proprio banalmente, per scambiare i doppioni ci devi. Quindi non è che non compri le E figurine, devi se non avere hai a quelli comprare due veri. pacchetti di figurine e scambi i doppioni. Cioè, alla fine, e hanno continuato a comprare. Hanno continuato a comprare ovviamente figurine perché l'album non si finisce con due doppioni, insomma, scusa un Certo, secondo, prego, prego. ecco lei, non si finisce con due doppioni, ma credo anche che la minima percentuale di guadagnato nel contesto immediato, diciamo così, va poi a essere una sorta di investimento. Certo. Su quello che appunto la figura delle due collanti io credo debba essere, oltre che un chiosco a fine di lucro, anche davvero un punto di riferimento e il fatto di, tra virgolette, rimanere simpatico e cordiale e disponibile con le persone, ovviamente che regalo i giornali, Certo. però è un ritorno perché le persone poi vengono più piacevolmente. Sono più disposte verso di te, diciamocelo, c'è poco da dire. E più poi, insomma, a me piace, ho una bambina, quindi a me piace fare delle cose per i bambini. I bambini non scendono più in strada, difficilmente giocano a palla per strada. Allora, questo era un modo per farli stare in strada con le altre persone, in un ambiente controllato, ovviamente, nel senso. Però era un modo per fargli fare una festa, per far vivere il quartiere che altrimenti si riduce a uscire la mattina, portare i bambini a scuola. Tornare, che ne so, andare in piscina, chiudersi dentro casa e dormire. Stanno Certo. diventando quelli i nostri quartieri. Mercoledì scorso abbiamo parlato con il nostro amico Fabrizio Melodia proprio di cosplayer e cosplay, che è appunto questa attività di alcuni ragazzotti un po' pazzerelli di travestirsi da personaggi dei fumetti e creare eventi. Dato che è a costo zero, tienine conto per la tua prossima festa, possiamo metterti in contatto con gruppi di cosplayer E romani. di quelli, anche quelli hanno tutti la barba poi, eh? Sì, è vero. Tana per i ragazzotti, sì, anche se si nascondono sotto la maschera di Pippo, Pluto e Paperino, poi in realtà Sì, vengono no, no, andiamo proprio su, insomma, anche oltre i personaggi 40. assolutamente, esatto. Bene, Mariangela, io però non ti lascio dopo questo, diciamo così, elemento ludico del collegamento. Vogliamo sapere, insomma, che cosa ne pensi di questa fase sindacale così difficile, così complessa, visto che il 15 gennaio c'è stato il confronto con la FIEG, che non è andato proprio bene, quindi non so se ti sei fatta un'idea, se hai da dire la tua anche su questo argomento.
Guarda, l'idea che mi sono fatta è che c'è poco da farsi un'idea, nel senso che è un nulla di fatto praticamente. È un nulla di fatto. Sto cercando una cosa per un cliente, tanto. No, vai. Ti copro le spalle, vai. Vai. No, appunto, è un nulla di fatto che però fa suonare il campanello d'allarme per la categoria, appunto. Vedremo adesso che cosa deciderà il Sinagi che farà convergere, sovrapporre il proprio percorso congressuale con questa fase così difficile dal punto di vista della mobilitazione. Noi su questo abbiamo aperto un dibattito, ci sono state alcune idee. Sicuramente l'idea più popolare è quella di aprire un'offensiva sui compiegati, che permette di lanciare un primo segnale, non fortissimo, ma sicuramente un primo segnale, e incidere direttamente sugli interessi degli editori. Sì, perché allora se si parla e non si viene ascoltati, l'estrema razza è urlare. Ma questa, usando questa metafora, questo, no? Sì, questo strumento dei compiegati tu lo condividi? Cioè, secondo te è possibile intervenire lì con qualche possibilità di risonanza? Potrebbe, nell'ottica in cui gli inserzionisti pubblicitari ne vengono a conoscenza diretta, certo. Perché sappiamo bene che i compiegati campano di pubblicità soltanto, è chiaro. Certo. È chiaro, servono quello, sono dei diffusori di pubblicità. Quindi se gli inserzionisti ne vengono adeguatamente messi al corrente, forse sì. Bene, allora Mariangela, io ti ringrazio di questa chiacchierata, in bocca al lupo ancora per la tua attività, e comunque tienici aggiornati su eventuali sviluppi. Grazie ancora e buona giornata. Perfetto, grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao. Collection, what's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Hi, behold, at five below, I blow through the wind like Caravaggio. Eavesdrop on the selections of CDs by, motivated by what he or she got. Replicas, consumer clones keep carbon copying common cliches of corny compositions. Can you call a kid who kicks a counterpoint receiving a cube 93 complex? All stacks oriented, computer generated, diggy jams, jamming the airwaves, preventing innovative cats from a chance to make it. True talent forsaken, spend the money you're making, supporting quality creations. Simple minds get drawn to simple. But not me. I want to experience genuine creativity. If you can't appreciate that, then you could be feeling me. Cause shoot, we put a lot of time into being original. Not saying that I'm fat or all that, but from the heart I rap in Christ it's exalted. So what more can I ask for? Rock on. Look kids, the lesson is I'm not dissing your preferences, I'm just saying, come on now. Check your collection, what's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Check your collection, what's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the minor personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Keeping hands moving from the right to the left. I take my craft as seriously as I fight to the death. This industry, I stay incensed with it. Wouldn't have that much against it if it were case sensitive. Would you not judge it if it wasn't so big budget? And would you object to hear your kids repeat it in public? This subject, some won't even touch it, but wait a minute. A computer's monitor only displays the data in it. We wasn't fooled by some new lie. Don't have to light it up like the 4th of July to see this mess is ruled by past presidents, printed paper portraits, telecommunications, putting satellites in orbit to control what you see and hear, thus what you think. They don't trust what you think, so they got to know just what you think. But they can't stop the underground movement trying to blow it off as a nuisance. But the truth is accessible, if not readily digestible, if your palate is accustomed to devouring the details.
testable. Flesh festival permeating the airwaves. It's time to take it to the next level, like a staircase. Check your collection, what's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the finer personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Check your collection, what's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the finer personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. The ultimate heist, robbing you of pride. Now is your case a treasure chest or a mind control device? What do you purchase? Who do you worship? It's a fine line between artist and merchant. It's all about the peso, hip-hop, rock, or jazz. Whatever we have, yo, we be rocking it, rocking it. As the bass goes, the bass goes. Case closed. Check your collection, what's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the finer personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. Check your collection, what's your selection? Is it pretty pop or hip-hop perfected? Sleeves of the finer personality presented. Ignorant or intelligent, your case reflects it. This is not a diss to those of you who support whack music and trend following crews. Creativity is whatever you think it is, but if everyone's doing it, how creative is a kid? This is not a diss to those of you who support whack music and trend following crews. Creativity is whatever you think it is, but if everyone's doing it, how creative is a kid?